Bentrovati ancora una volta al canale dei Ferri del Mestiere, il mestiere delle armi. In attesa di avere una spalla professionale per poter migliorare l'assetto e la produzione di questi video, continuo a parlarvi di armi, di oplologia antica. Si parla sempre del Rinascimento e visto che nei video precedenti abbiamo parlato di vari tipi di spade, spadoni, scherma, comparazione con la scherma orientale, abbiamo anche accennato a qualche cosa, oggi vi voglio parlare di un argomento affine ma effettivamente diverso, la scherma o meglio le armi per il campo di battaglia, la regina delle battaglie. Nel Rinascimento si parla della regina delle battaglie, un termine che poi viene portato avanti fino a tutto l'Ottocento. Ci sono due regine nelle battaglie. Una è quella che rimane poi fino all'Ottocento, considerata come la regina delle battaglie in senso lato, che è la fanteria. In questo periodo, finita l'epopea medievale, in cui il cavaliere ha fatto la parte del leone, la fanteria si riafferma come vera forza militare e rimarrà tale finché l'uomo continuerà a farsi la guerra, anche perché senza la presenza fisica dell'uomo sul campo di battaglia non c'è guerra. Ma l'arma che è considerata la regina del campo di battaglia, impugnata dalla fanteria, è la picca. Capite che per parlarvi della picca non ho una picca in mano. È un po' un controsenso, vero? Però ci sono dei problemi tecnici. Il primo problema è che non mi ci sta nel campo di regia, cioè qui, che è il salotto di casa, ho degli spazi per cui una picca non c'entra. Perché una picca non c'entra? Perché è un po' grande. Che cos'è una picca? E questo è il primo termine che fuorvia un po' dalla complessità di questo oggetto. Una picca è una lancia molto lunga, è quello che diciamo normalmente quando parliamo della picca, no? Che cosa è una picca? Una lancia molto lunga. Tecnicamente è questo, è un'asta di frassino o di un altro legno, ma meglio di frassino, lunga, quanto lunga, ne parliamo fra un attimo, con una punta, una semplice punta d'acciaio in cima. Questa è una picca, è l'essenzialità di una picca. Che differenza c'è fra una picca e una lancia? Una lancia è un'arma personale, individuale. Nel Rinascimento ne facevano gran discussione riguardo alla lunghezza, perché c'era la lancia, la mezza lancia, il lanciotto. Insomma, un lanciotto è una lancia corta, lunga più o meno quanto è alta la persona che la impugna. Una lancia vera e propria è una volta e mezzo questa dimensione, una mezza lancia è qualcosa a metà fra queste due dimensioni e così via. Una lancia è un'arma personale che può essere usata assieme alla rotella, quindi assieme allo scudo per combattimento individuale e ha tutta una scuola di scherma attorno a sé. Una picca no. Una picca non è un'arma per il combattimento individuale, è un'arma più ingombrante, quindi più lunga di una lancia intera, di una lancia vera e propria, e non è adatta per essere maneggiata uno contro uno, né per essere maneggiata da soli contro persone, come potrebbe essere utile ad esempio uno spadone a due mani, che è un'arma perfetta per combattere da soli contro più avversari. Perché? Perché fondamentalmente la picca ha molto legno e poco acciaio. Quello che succede di brutto succede dalla parte dell'acciaio, che è molto lontano da noi, ma se gli avversari riescono a passare sotto la misura di quella punta d'acciaio, il resto della picca non è in grado di aiutarci più di tanto a difenderci. Quindi la picca è un'arma per il combattimento in formazione. E la formazione di picca, cioè i picchieri, è la regina delle battaglie. Rimanevano questi uomini al centro del campo di battaglia a tenere terreno in una posizione
praticamente difensiva, non è che a piedi con quelle armi lì andassero di molto lontano, stavano abbastanza fermi, ma nessuno di fronte ad un quadrato di picchieri ben organizzato e ben addestrato era in grado facilmente di infrangere la formazione ed entrare. Poi c'è tantissima letteratura e anche tantissima leggenda intorno al quadrato di picche. Di cosa stiamo parlando? Quindi stiamo parlando di un'arma enorme che nell'ottica degli italiani, e io torno alla scherma italiana, torno al mondo delle armi italiane, prosegue riprendendo la tradizione macedone della sarissa. Sì, perché gli italiani in questo periodo prendono in mano i testi antichi, cercano di fare dei parallelismi fra le legioni del mondo antico e le loro esigenze sul campo di battaglia e tirano fuori delle soluzioni molto ispirate alla legione romana, alla legione macedone, al mondo ellenistico e così via. Quindi nasce in reazione a tutta una serie di semi che ora non sto a elencare, magari in un video un po' più lungo faremo un confronto con la tradizione di picca del mondo germanico, ma focalizziamoci un attimo sull'Italia. Nasce la formazione di picca italiana ispirata alla formazione macedone di sarissa, ai compagni a piedi del mondo macedone, della riforma di Filippo e poi di Alessandro. Come è armato un picchiere? Questo è importante, o meglio, partiamo ancora da un passo indietro. Chi è il picchiere? Il picchiere non è un fante raccogliticcio, non è un miliziano, non è un contadino con una lancia in mano. Il picchiere è un fante addestrato, è un uomo d'arme, è quello che all'epoca veniva chiamato uomo d'arme. Cioè è un professionista, è uno di quei famosi, ormai perché ve ne parlo tutte le volte, personaggi che a 8 anni è andato dal maestro d'armi a incominciare a imparare la scherma e non è più uscito. È un soldato, diciamo di età compresa fra i 16 e i 40 anni, 50 anni, abbiamo soldati in questo periodo che hanno combattuto finché hanno potuto e veramente a delle età più che onorevoli anche confronto al mondo moderno. Quindi è un uomo che da quando ha 8 anni tira di scherma, è un professionista della guerra, della scherma, delle armi e dell'omicidio, poco da fare, un soldato di professione. Un soldato di professione equipaggiato, quanto equipaggiato, quanto più possibile. Qui si parla sempre di un mondo in cui ciascuno deve provvedere alla propria attrezzatura finché qualcuno non ha l'idea di investire dei denari per farlo e comunque a quel punto cerca di spendere meno possibile per avere il più possibile. È un altro argomento estremamente complesso. Fate conto che quella là dietro dovrebbe essere un'armatura da picca. Oltre a quei pezzi che vedete dovrebbe avere anche le braccia, che lì non sono state montate, e i guanti d'arme. Quindi il picchiere dovrebbe essere equipaggiato con un'armatura pesante, che lo copriva dalla testa fino alle ginocchia, volendo anche un paio di schinieri. Però generalmente la gamba veniva lasciata libera per una migliore libertà di movimento sul terreno. Poi c'è chi mi dice lo schiniero non ti dà noia, c'è chi dice no lo schiniero dà noia, qui se ne discuterà all'infinito, ma all'epoca gli scritti che abbiamo ci dicono che l'armatura del picchiere finiva al ginocchio con gli scarselloni. Quindi è un fante pesante, non è un fante leggero. Usciamo dall'idea che il picchiere italiano sia un fante raccogliticcio equipaggiato in qualche modo. No, il picchiere italiano è un fante pesante professionista. L'Adriano Alfonso, che è un trattatista di metà 500, ci lascia un bel trattato di arte militare, specifica tutto l'equipaggiamento del picchiere. Una valanga di oggetti, compresa la rutella, che tutto sommato, compresa la picca, si arriva intorno a facilmente i 30 kg di peso. Quindi immaginatevi questi energumeni, perché dovevano essere anche grossi, con 30 kg di armi e armatura addosso, che stavano in mezzo al campo di battaglia. La rotella, assieme alla picca, quindi un grosso scudo tondo,
E anche lì ne parliamo un'altra volta perché è un argomento complessissimo. Magari ve lo porterò uno scudo fatto bene per farvelo vedere qui davanti alla telecamera. La picca è una lancia molto lunga. Benissimo, quanto è lunga? Parliamone subito, dai. Quanto è lunga? 20 piedi. Fate una moltiplicazione, un piede è circa 30 centimetri. Poi, quale piede? Non si sa, ma circa 30 centimetri. Possono essere 28, possono essere 32. Circa 20, 30 centimetri, 20 piedi, sono 6 metri. Sono 6 metri di legno. Ecco. Avete in mente quanti sono 6 metri? È mezzo autobus. Un autobus è lungo 12 metri, 6 metri. 3 volte l'altezza di un uomo alto. Quindi visualizzate un attimo questi uomini grossi, grossi per il 500, potevano essere 1,80 m, con in spalla delle lance lunghe, con le punte d'acciaio, che erano lunghe più di 3 volte loro stessi. Una selva, un bosco in movimento. Quanto è lunga 6 metri? Quanto pesa? Abbiamo fatto un po' di conti. Io durante il lockdown ho tenuto un piccolo seminario online e mi sono messo a fare i conti, no? Di quanto poteva essere pesante una picca. Poteva essere facilmente pesante dai 5-6 kg, a seconda della grossezza e della stagionatura del legno. Il legno pesa 6 metri di legno, diamogli un po' di spessore. Ho fatto un po' di conti in tutti i modi, se è fatto bene, dai, è leggermente rastremato verso la cima per levare un po' di peso, ma non può essere tanto sottile, se no flette troppo. Comunque su 6 metri devo avere una certa rigidità per riuscire a indirizzare la punta, quindi non può flettere più di tanto sotto il proprio peso. Ci posso levare un po' di legno in cima per farlo più sottile, alleggerirlo, ma alla fine frazione è denso, è solido, è elastico, pesa. Con una punta piccolina, ma quattretti di acciaio ce li vuoi mettere, e a quel punto sappiamo che avevano un contrappeso dalla parte del calzo, quindi dalla parte dell'impugnatura, avevano un contrappeso, avevano 8 etti di acciaio messi anche lì. Sono 6 kg. Ecco, maneggiare una lancia di 6 kg, tenerla in posizione in maniera che sia pericolosa per un avversario necessita molta esperienza, molta arte e molta forza, una fatica terribile. Ci sono varie tecniche, varie posizioni, vari sistemi per farlo. Rimaniamo un attimo sul fattore tecnico. Quindi potrebbe sorgere l'idea che la picca sia tutto sommato un'arma economica. Cosa faccio? Piglio un'asta di legno molto lunga, ci appiccico una punta d'acciaio e la metto in mano all'uomo d'arme. È più economica di una alabarda? È più economica di una ronca? No, non è affatto più economica di una alabarda, è più economica di una ronca, di un'altra arma in asta. L'asta di frassino di 6 metri deve essere estremamente affidabile, deve essere solida, elastica, diritta. Non si deve deformare con il tempo, con l'umidità, con il sole, con il caldo e il freddo, quindi non deve, usiamo un termine tecnico, non deve sbananare, non deve deformarsi, non deve imbarcarsi, deve essere un legno estremamente stagionato, di buona qualità. Quindi legno stagionato quanto? 4 anni. I manuali dell'epoca e la pratica di falegnameria contemporanea ci dice che il frassino, per essere stabile, deve stagionare 4 anni in un ambiente idoneo, in un ambiente asciutto e ventilato. 4 anni. Quindi armare un quadrato di picche, definiamo quadrato di picche, quante picche sono un quadrato? 10.000 uomini. 10.000 picche sono facilmente. Siamo buoni, da un frassino diritto ci facciamo 4 picche. 2.500 frassini, allevati diritti in un terreno idoneo apposta per essere lavorati e farci delle picche. Non teniamo conto degli scarti, cioè di quelli che crescono male, di quelli con i nodi, di quelli che si rompono,
durante la fase di intaglio. Niente, dai, 2500 fiasini che vengono coltivati, crescono per 10 anni, vengono abbattuti, vengono messi a stagionare per benino, interi, devono essere aste lunghe, quindi alberi dritti messi giù interi in tutta lunghezza di quei 7-8 metri che possono essere, e a quel punto, dopo altri 4 anni, vengono trasformati in aste da picca. Tutto questo, oggi come oggi, avrebbe un costo spaventoso. Immaginate all'epoca, in cui la manodopera costava poco e quello che vi pare, voleva dire avere appezzamenti di terreno, boschi interi, non casuali ma coltivati, per trasformarli nell'ottica della guerra fra 3 lustri, fra 15 anni, in picche. Le punte alla fine sono il meno. Una punta d'acciaio forgiata e temprata ci metto molto meno a farla che non i 4 anni e mezzo di lavorazione dell'asta. Quindi alla fine la parte più economica è proprio l'acciaio. Non è come una spada, che l'acciaio è prezioso, la punta non ha bisogno di avere una tecnologia particolarmente raffinata, è corta, è compatta, basta temperarla in modo che sia estremamente affidabile e poi siamo a posto. Quindi possiamo dire che nel momento in cui mandiamo il ragazzino dal maestro d'arme, piantiamo il suo frassino per fargli la sua prima picca. Quei 15 anni di esperienza dell'uomo d'arme sono quei 15 anni di tempo per far crescere il frassino e trasformarlo nella picca da mettergli in mano. Quindi la picca non è un'arma economica, non è un'arma banale, non è un'arma facile da usare. Come si usa la picca? Si usa con tanta fede nella formazione, negli ordini e nei compagni. Perché, come ho detto all'inizio, l'unico ferro della picca, l'unica letalità che può portare è la punta. Tutto il resto è un'asta lunga e pesante che però, levato che agitarla da una parte all'altra, non è che faccio del male alla gente. Quindi stiamo in formazione, siamo in tanti, uno accanto all'altro, uno a fianco all'altro, quanto vicini dipende dallo stile di combattimento. E faremo un altro video per parlare dello stile di combattimento con le picche, magari con dei disegnini, perché è veramente una materia complicata. In modo che, e questo ce lo dicono, gli uomini non solo formino una barriera di punte continua che scoraggia il nemico ad avvicinarsi, che ferma le cavallerie, perché le cavallerie, quando si trovano davanti un muro di uomini e un muro di punte di lancia, e non si avvicinano, ma forma anche un istrice di punte, una a seguito all'altra, tanto che sulla stessa fila, davanti al primo uomo, sporgono 4 punte di picca, la sua e quelle dei 3 compagni che gli stanno dietro in fila. E i compagni che gli stanno dietro in fila non stanno appiccicati, per cui stanno a un paio di piedi l'uno dall'altro, occupano idealmente un paio di piedi di spazio, e quindi il conto è che 20 piedi di picca, la quarta picca sporge 2 piedi davanti alla faccia dell'uomo in prima linea, difendendolo. Quindi se un avversario, se un nemico riuscisse a passare la prima punta che gli oppongo contro, banalmente battendola con la spada, scansandola, schivandola, se ne trova subito un'altra 2 passi dopo, subito un'altra 2 passi dopo e infine un'altra prima ancora di poter entrare in contatto col picchiere in prima linea, che è comunque un fante pesante. E quindi è una formazione estremamente difficile da affrontare. Senza entrare nel dettaglio, diciamo come funziona questa formazione. È una formazione che generalmente sta ferma. Viene schierata in mezzo al campo di battaglia, dove bisogna tenere terreno, viene aperta, perché non è una formazione serratissima quella italiana, e nel momento in cui il nemico si avvicina con voglia di ingaggiare, vengono abbassate le punte nella sua direzione. E generalmente si sta fermi e si aspetta che quell'altro ci venga addosso cercando di ingaggiare. Si può andare addosso al nemico con le picche? Sì, con una certa cautela, proprio perché la solidità e la stabilità è la forza di questa formazione, ma ci si può andare addosso. L'ideale è fare come facevano i Macedoni, opporre una zona di campo di battaglia invalicabile, pericolosa,
contro la quale il nemico si infilza letteralmente e spingervi contro le formazioni avversarie con l'intervento delle cavallerie che, creando azioni di disturbo e magari sparando dalla sella, mandano il nemico troppo vicino alle punte delle picche e quindi in una zona di estremo pericolo. Oppure, generalmente, nella manualistica si trova scritto che questa formazione serviva a tenere il campo di battaglia per consentire ad altre formazioni di fanteria di usarla come fortezza, quindi entrare all'interno dei ranghi, filtrare attraverso i ranghi per trovare rifugio, riposarsi e poi tornare fuori e poter tornare a combattere. Era considerato un castello, una fortezza dislocabile sul campo di battaglia. Un altro uso che abbiamo trovato nella manualistica, sempre si parla di manualistica dell'epoca, è quella di creare uno schermo per impedire alla cavalleria di avvicinarsi dove vogliamo costruire delle casematte. Questo è argomento di un altro video interessantissimo. Le casematte in quest'epoca, quindi si parla di 400-500 guerre d'Italia, erano degli oggettini tecnici prefabbricati che andavano su in un paio d'ore, dovevano andare su in 2 o 3 ore. 2 o 3 ore è un tempo più che decente per una formazione di picca per reggere l'impatto di una cavalleria, tenerla lontana e consentire ai genieri di costruire le casematte. Una volta costruite venivano portate dentro delle bocche da fuoco e il campo era preso. Quindi serviva anche a questo, a conquistare come fosse appunto una fortezza mobile, dislocabile, un pezzo di campo di battaglia da fortificare in un pomeriggio. Questo è l'excursus più semplice che potevo mettere insieme sulla picca senza entrare negli altri dettagli. Quali sono gli altri dettagli? Gli altri dettagli che potremo fare negli altri video per approfondirli sono l'equipaggiamento del picchiere, segnatamente l'uso della picca assieme alla rotella, la formazione di picca nel dettaglio, come è costruita, come funziona, quali sono le manovre, quali sono le mobilità e quali sono le altre unità militari che interagiscono con la picca. Sì, perché la picca da sola ha un'utilità fino a un certo punto, se la faccio giocare assieme ad altre unità militari funziona molto meglio e si evolve la formazione dalle prime formazioni di solo picca quattrocentesche fino alle formazioni di picca e schioppo cinquecentesche fino al leggendario Tercio Spagnolo, che altro non è che una formazione italiana adottata dagli spagnoli e trasformata, come fanno tutte le cose, in un troiaio, che però quel troiaio ha conquistato mezzo mondo. Incredibile. Poi potremo parlare in un altro video di come funziona la picca italiana in relazione a come funziona la picca tedesca, la picca dell'Anzichenecchi, la famosa terrificante picca dell'Anzichenecchi. Avevano due filosofie di combattimento completamente diverse che, messe una di fronte all'altra a confronto, ci danno da parlare per ore. E quindi già ne abbiamo. Ultima e non ultima, argomento collaterale che potremmo usare per un altro approfondimento, è come si facevano le piattaforme fortificate sul campo di battaglia. E quindi anche lì bisognerebbe che avessi la regia per farvi vedere un po' di tavole, un po' di immagini, perché così detta a voce sto barando, la picca non ce l'ho in mano come vedete e qui ho barato. È un altro argomento che potremmo approfondire. Quindi questo è un video abbastanza breve, ve lo lascio qui per questa settimana, mi sento assolto, sto lavorando per avere una spalla, come vi dicevo, una regia professionale per offrirvi dei prodotti migliori, più che altro, e quindi poter montare i video in maniera migliore di quello che posso fare. Intanto, come avete capito, ho imparato a evitare quel terribile delay dell'audio rispetto al video. Piano piano imparo anch'io a fare certe cose, certe magie. Siamo d'estate, siamo in fase di assestamento, vi prometto che a brevissimo torneremo a produrre tantissime belle cose. Intanto seguite il nostro Patreon, perché stanno uscendo dei racconti a raffica in continuazione, e per il momento vi dico buona estate, buon ombrellone e buone letture. Ci vediamo, se continuate a seguirmi, se lo dite agli amici è meglio, perché più siamo più ci si diverte. Ci vediamo qui sul canale mercoledì prossimo. Un abbraccione e a presto!